Botta e risposta nella domenica dedicata alla nona giornata di campionato. Il Napoli chiama la capolista, chiama la Roma risponde, presente. Una vittoria nel posticipo della domenica dedicata alla nona giornata di campionato che riproietta i giallorossi al quinto posto in classifica a meno uno dalla coppia. In questo momento al quarto posto, formata da Milan e Udinese. Termina infatti 2-2 tra gol, 4 gol, tanto spettacolo e la rimonta friulana, l'altro big match, l'altro match di cartello di questa nona giornata che si disputava alle ore 15 alla Dacia Arena, da 0-2 a 2-2 per la formazione di Andrea Sottile, che non molla e riesce a conquistare un altro risultato utile. Sono 8 risultati utili consecutivi per la formazione bianconera, per la formazione di Andrea Sottil. Dal poker del Napoli in una finale incandescente, in una finale davvero pazzesco allo Zini contro la Cremonese di Massimiliano Albini, dal pareggio firmato Dessers ad inizio ripresa al gol del nuovo vantaggio partenopeo firmato Giovanni El Cholito Simeone, e nella finale prima Lozano e poi Olivera per un altro poker, per un'altra goleada per il Napoli di Luciano Spalletti, che si proietta al primo posto al comando solitario della classifica. La domenica però si conclude con il posticipo all'Olimpico, dove arrivava un Lecce che non perdeva da 3 partite, un Lecce con una sconfitta nelle ultime 6 gare. La formazione salentina di Marco Baroni si è comportata davvero molto bene anche all'Olimpico contro la formazione dello Special One, contro la formazione giallorossa di José Mourinho. Alla fine termina 2-1 con un tentativo davvero comunque molto che dovrebbe comunque essere apprezzato dalla piazza salentina, dai propri tifosi, perché il Lecce, con una inferiorità numerica dal 22esimo del primo tempo per l'espulsione di Humand, per un intervento killer che Prontera non può assolutamente non estrarre per quel fallo il cartellino rosso, Lecce in 10, Lecce che però sotto di un gol, sotto di un uomo, riesce a centrare, almeno per quanto riguarda la prima frazione, l'ardua impresa di centrare un pareggio che avrebbe avuto del clamoroso. Il pareggio siglato sempre da colui che insieme a Massimo Coda ha riportato in Serie A, nella massima serie, la piazza salentina. Stiamo ovviamente parlando di Gabriel Strefezza, che dopo un'azione molto insistita all'interno della giara rossa fa partire una destra di prima intenzione che sorprende Rui Patricio per il gol del momentaneo 1-1 nella capitale. Partita sbloccata al sesto minuto con il terzo gol, con ancora una svettata di testa firmata Chris Smalling. Sono 3 in campionato, secondo gol consecutivo per l'ex United, secondo gol consecutivo anche per Paolo Dybala, nel bene e nel male, come era già successo anche a San Siro. Intanto partiamo da una statistica davvero molto particolare: quinta partita consecutiva a gol per il numero 21, per la Hoja, nel bene e nel male, perché dopo aver calciato il rigore tanto discusso per quell'intervento e per aver arpionato in area di rigore Tammy Abraham, appena entrato al posto di uno spento, ma che è uscito per un problema alla testa, per un colpo alla testa ricevuto all'interno della prima frazione Nicolò Zaniolo, Abraham preferito nella prima frazione al Gallo Belotti, all'esordio assoluto dal primo minuto in campionato, un Belotti che si è comportato abbastanza bene nei 90 minuti dell'Olimpico, ma arriviamo al minuto numero 46 perché l'intervento, il tentativo di andare a recuperare quel pallone da parte di Askilsen con Prontera che non ci pensa 2 volte e indica subito la massima punizione, che è trasformata con
tanta eleganza, ma nel momento della trasformazione arriva anche il problema muscolare, l'ennesimo infortunio muscolare per Paulo Dybala, che è costretto al cambio al suo posto l'ex United Matic. Quindi non solamente un cambio delicato, preoccupazione, ma anche cambio modulo in pochissimi minuti. La Roma tiene saldo il vantaggio, non rischia praticamente mai su qualche pallina attiva. Lecce si rende pericoloso, Lecce pericoloso alla mezz'ora con due tentativi di Sissé e poi con il batti e ribatti in aria sfruttato alla meglio da Gabriel Strefezza. Una Roma che passa, dicevamo al sesto, con il traversone dopo un angolo battuto male, l'apertura di Vigna alla volta di Pellegrini che sventaglia all'interno dell'area di rigore per la capocciata vincente firmata Chris Smalling a battere Vladimiro Falcone. Falcone decisivo a più riprese nel corso del match, ma soprattutto nel primo tempo, su Pellegrini, su Cristante, sullo stesso anche Dybala. Davvero l'ennesima grandiosa prestazione per l'ex estremo difensore di Sampdoria e Cosenza, uno dei volti più positivi di questo inizio di stagione per la formazione salentina, che rischia di subire un tracollo con un super Zalensky, uno dei migliori per José Mourinho, ma alla fine la Roma tiene saldo il vantaggio conquistato con la freddezza dagli 11 metri di Paulo Dybala e conquista tre punti fondamentali, mettendo una certa pressione proprio ai cugini biancocelesti, domani impegnati nel classico Monday Night al Franchi, nell'ultimo match di cartello di questa nona giornata di campionato, facendo visita alla Fiorentina al Franchi di Vincenzo Italiano. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!